cliente, impresa e qualità della vita. Sono questi i punti principali del programma di Stefano Gasparini in vista delle primarie di coalizione del centro-sinistra. Con la sicurezza e la manutenzione che vado ad aggiungere, però diciamo sono aspetti concreti di una visione più ampia, perché poi bisogna partire dagli aspetti concreti, ma dobbiamo anche avere la capacità di scommettere sul futuro e di guardare al futuro. E qui davvero io credo che Arezzo debba essere trasformata in un laboratorio di innovazione, fare davvero una rivoluzione urbana, perché credo che insomma poi anche le discussioni che talvolta si sentono riferite si poteva fare di più, si poteva fare di meno, no, qui occorre davvero una rivoluzione urbana, cambiare paradigmi e prospettive. Ha parlato anche di smart city, ha parlato anche di quelle che sono aree importanti come l'ex area Lepore. Quale potrebbe essere lo sviluppo di Arezzo e di alcune aree industriali? Io parlo di smart city perché smart city non è fuffa. Le smart city possono, le città più intelligenti possono valere fino a 10 punti di prodotto interno lordo, quindi significa lavoro, significa consumi, significa poter tornare a pensare al futuro, quindi è una scommessa importante. In questo senso ovviamente rientrano tutta una serie di politiche concrete, a partire anche da quelle urbanistiche, quindi dal riuso dell'esistente. A me farebbe piacere, spero che le nuove linee anche di fondi europei, Horizon 2020, ci mettano in queste condizioni, anche di poter pensare ad un riutilizzo delle aree produttive dismesse che vadano proprio nell'ottica di accogliere, e penso agli incentivi da questo punto di vista, proprio imprese innovative, start-up, imprese green. Credo che questa sarebbe già una bella linea per guardare al futuro con fiducia, perché credo che poi queste siano proprio le idee, i progetti con cui si può guardare lontano. Gasparini ha detto: Arezzo vince le sfide del futuro se si porta dietro con sé tutte le sue vallate. Sì, io penso che Arezzo debba in primo luogo ritrovare il ruolo di capoluogo inserito in una bella provincia, una provincia importante dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale e dal punto di vista manifatturiero. Arezzo deve innanzitutto ritrovare questo ruolo, e penso per esempio sul turismo è anche una chiave di volta per promuovere complessivamente non solo Arezzo ma tutto il territorio. Arezzo potrebbe giovarne molto, ma questo rappresenta poi anche un elemento importante, perché credo talvolta ci diciamo Arezzo è periferica in Toscana, ma Arezzo è al centro dell'Italia, quindi cominciamo a giocarci il ruolo di provincia di Arezzo, di capoluogo aretino nel centro d'Italia, e conquistiamocelo con la nostra capacità di fare impresa, con la nostra capacità di valorizzare le tradizioni, il turismo. Abbiamo un patrimonio straordinario, dal Vasari a Piero della Francesca, questo noi lo dobbiamo mettere in vetrina, Arezzo in vetrina. Ecco. E la polizia municipale che deve tornare nel centro cittadino, in una o più sedi? Io credo che intanto portarla in una sede, riportarla in una sede nel centro urbano rappresenterebbe un elemento importante. Poi mi viene da dire con sedi diffuse, nel senso che presenza nel centro urbano, ma poi servizi e maggior presenza nel territorio, quindi con una postazione mobile come abbiamo già fatto in queste settimane, ma con servizi anche aggiunti, perché penso potrebbe diventare anche un presidio del territorio inteso anche come svolgimento di determinati servizi. Ecco, anche una riflessione sulle associazioni, sul patrimonio privato, diciamo, e civile aretino. Sì, le associazioni, io credo che le associazioni culturali, le associazioni giovanili siano un patrimonio inestimabile della nostra città, che hanno fatto anche molta socialità ed aggregazione, quindi rappresentano un valore aggiunto, e credo che siano delle occasioni importanti per la nostra città che occorre valorizzare in modo forte, a partire ovviamente anche da, penso alla disponibilità delle sedi, solo per fare un esempio, ma anche da procedure semplificate dal punto di vista burocratico. Insomma, dobbiamo fare in modo che il nostro territorio non viva solo di castica, ma davvero venga valorizzato tutto ciò che queste associazioni fanno, che è veramente straordinario e talvolta passa in secondo piano. Invece io credo che vada sottolineato, e come comune intendo sottolineare proprio lo straordinario apporto che danno alla cultura, all'aggregazione giovanile, tante associazioni che dal basso si muovono e aggregano intorno a 70 persone. Infine c'è stata la stabilità, grazie anche agli altri candidati.
Ma sicuramente, io credo che questa sia una competizione anche accesa, sarà una competizione accesa, però dobbiamo viverla tutti con senso di responsabilità e nel prioritario interesse della città, per cui qualsiasi cosa succeda il 21, chiunque vinca, io sarò comunque al pezzo e manterrò ovviamente l'attenzione e ogni mio sforzo nei confronti della città, perché qui al di là delle legittime ambizioni di ciascuno ci giochiamo il futuro della città, quindi in questi giorni e dopo il 21 dicembre comunque avanti tutta, perché Arezzo viene prima di tutto.